Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. 9:05 minuti, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale in questo 11 novembre, mercoledì 11:11. Quindi 11:11, Andrea Polazzi, San Martino. Simona Molazzani. Buongiorno Andrea, bentrovati. Sei coperto, non sono so coperto? Se vuoi sistemare la sceneggiatura, la scenografia, no, la sceneggiatura, quella non ce l'abbiamo. Invece la tua telecamera è più larga, hai notato? Quindi stai attenta a quello che fai con soprattutto quello che c'è, mascherina, telefono, esatto, giornali. Si vede tutto quello che hai davanti. Molto bene. Buongiorno caro Andrea. Buongiorno. È un po' grigio oggi, però bene. In realtà è una giornata dai colori sfumati, mi verrebbe così. Beh, da iniziare. Ormai non ci si capisce più niente in modo colori. Poetico, sei d'accordo? Giallo, rosso, arancione, sì, esatto. Poi c'è il grigio, poi mi mescoli un po' tutto, non so cosa viene. E per voi daltonici, cari amici a casa, provate questo esperimento. Esatto. Prendete un po' di giallo, fai un po' di arancione, esatto. Poi abbondante colla vinilica, esatto, che è bianca, quindi insomma e vediamo di che colore sarà questo giorno. Esatto. Lo scopriremo? Ah, di solo vivendo, come probabilmente sì, a breve, tra qualche ora, nell'arco della giornata, o forse no, perché poi beh, insomma l'importante è dare notizie delle certezze. Sì, sì, noi siamo qua apposta. Noi li abbiamo provati a cercare alcune certezze, però diciamo non che ci ancora rispondono le certezze. No, sì, esatto, le certezze sono un po' latitanti in questo momento e quindi si Antonio prendono. Ci dice la nebbia agli erticolli. Piovigginando e sale. E beh, esatto. Oggi è la festa giusta, Antonio, questa c'è la memoria storica di ciò che abbiamo imparato a scuola, la sai tutta? Non per la canzone che è stata riproposta. Sì, perché mi ricordo quella di Fiorello. Esatto, sì. Infatti, la poesia vera. Beh, perché c'era era quella, no? Certo, è lui sì, che infatti, l'ha scritta. Reppata. Va bene, caro Andrea, allora, iniziamo dando ecco, tutti i nostri ora, numeri, perché sono le 9:07, tra l'altro questa mattina abbiamo anche degli ospiti, per cui parleremo anche di altro, perché addirittura sì, perché è un po' il nostro obiettivo tutti i giorni, almeno lasciare qualche piccola finestra in cui parlare di altro. Un po' la politica ci ha aiutato nei giorni scorsi, esatto, oggi. Ma oggi guarda, faremo anche un po' di cultura, un po' di musica, insomma proviamo ad allargare gli orizzonti in questo grigio mattino di novembre. 337 511 336, questo è il numero per i vostri sms e whatsapp, raggiungeteci con le vostre domande, riflessioni, dubbi, se avete dei problemi con i colori, insomma fatecelo sapere. 0541 785 785, invece il numero di telefono a cui potete chiamare e nel caso insomma anche quello che vi garantisce la possibilità di entrare in diretta con noi, anche questa è una cosa che ci fa sempre molto piacere. Poi abbiamo la nostra pagina social che è sempre operativa e pronta ad accogliere commenti e quant'altro, ed infine anche Icaro Play, che è la modalità diciamo più digitale per ritrovarci, perché c'è sia lo streaming ma anche poi la possibilità per coloro che a quest'ora magari fanno altro, perché giustamente a quest'ora molti fanno altro se non, non ascoltare la radio. Oggi è un patrono in molte, in molte, un paio di città. Sì, almeno a Sant'Arcangelo che è un po' messo questo San Martino, ricordiamo sempre la grande festa che veniva fatta, la fiera proprio legata alla fiera dei becchi come si suol dire, festa anche a Riccione, quindi insomma mandiamo un saluto a tutti coloro che vivono sono un po' oggi questa in festa. Ma più che festa, secondo me sono quelle giornate di sospensione dove vabbè magari alcune cose, il lavoro poi non sempre, la scuola non c'è, però insomma festa forse in buongiorno, questi giorni e buon poco. San Martino a tutti, ci scrive Palmina, ci dà il buongiorno anche Sabrina, quindi salutiamo subito i primi tre, il podio di questa mattina. Il podio di chi ci mattinata. Saluta questa mattina. Dovremmo premiarle le persone che arrivano subito a salutarci. Se non lo so, così creiamo un concorso. Ma io sempre pochissimo, lo sai. Bene, adesso vado a condividere anch'io. Sì, da dove vogliamo partire? Guarda, facciamo un po' di chiarezza. A noi, certo. No. Chiarezza, nel senso il esatto, Rezza, allora, quello dell'Istituto Superiore di Sanità, no. Non so da dove cominciare in realtà. Dai, perché prova. Ieri si sono susseguite tutta una serie di incontri, di notizie di vario tipo. Sapevamo già che era prevista per la mattinata, per la tarda mattinata, questa riunione del comitato in prefettura, dove si sarebbe discussa la situazione sanitaria. Poi è arrivato un resoconto, nel frattempo c'è stato il presidente della regione Stefano Bonaccini che ha detto che insieme a Veneto e Friuli ci sarebbe stato nella serata di ieri, tra l'altro, ma poi non ci sono stati aggiornamenti, un incontro per definire delle nuove misure per quanto riguarda queste tre regioni. Perché queste tre regioni? Perché sono state in qualche modo richiamate nella conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità al Ministero, dove si è detto la necessità per quattro regioni in maniera un po' enigmatica, poi insomma queste quattro regioni sono emerse, la Campania,
Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli e il Veneto di anticipare delle misure più restrittive, visto che i 21 indicatori che poi ieri abbiamo stampato, letto dettagliatamente, esatto, vedono una situazione che, anche se non allo stato attuale, comunque già ben compromesso, diciamo così, ma anche nella tendenza che viene analizzata in questi documenti, fanno capire che se non ci si muove per tempo, soprattutto l'ambito sanitario andrà in saturazione. Sul concetto di saturazione, insomma, sappiamo che quando si parla del 30% di posti occupati, alcuni dicono: ma il 30% alla fine vuol dire che ce n'è il 70% libero, però non è proprio così. Sì. Non funziona proprio in questo modo la sanità. Ci sono proprio degli alert che scattano quando si raggiungono determinate soglie di occupazione. Ma lo ha spiegato bene proprio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nella conferenza che ha tenuto ieri mattina. Esatto. Allora, andando... da scienziati loro propongono quelli che sono degli algoritmi. Ora, non tutti abbiamo studiato la matematica o l'analisi durante le studi universitari o quant'altro, sta di fatto che ci sono proprio questi indicatori molto scientifici che danno poi anche la possibilità agli scienziati di verificare la situazione. Poi loro dicono: noi siamo delle realtà consultive, poi è chiaro che la politica, quindi in questo caso il governo e poi di conseguenza cascata le regioni e i territori, a dover prendere una decisione. L'ha spiegato molto bene, perché non sempre, sì, diciamo, gli scienziati... Che è stata un'ampia, esatto, un'ampia conferenza stampa con vari interventi, c'erano anche Rezza, e c'era il professor Locatelli. Noi abbiamo preso un estratto delle parole di Brusaferro, dove spiega appunto alcuni di questi dati che vengono presi in considerazione, e si sofferma in modo particolare su questo tema della saturazione in ambito ospedaliero. Sentiamo. Dal punto di vista della differenziazione tra regioni, vedete, ci sono differenze importanti, ma comunque in qualche modo la soglia che viene concordata a livello europeo è il 240 per 100.000, e quindi il nostro paese eccede largamente questa soglia. L'altro elemento molto rilevante è quello che noi chiamiamo resilienza, ovvero sia la impatto sui nostri servizi sanitari, e in particolare su due livelli dei servizi sanitari, quello della terapia intensiva e quello delle ricoveri di area medica. E vedete che in qualche modo la curva è molto ripida, sta crescendo rapidamente, e anche le percentuali di occupazioni medie italiane crescono, come vedete, parallelamente, si avvicinano rapidamente alle soglie critiche cosiddette. Questo è un valore medio italiano, poi ci sono i valori regionali che ovviamente in alcuni casi hanno già superato queste soglie. Ricordo che queste soglie sono soglie definite critiche rispetto alla capacità di far fronte a tutto il bisogno di salute. Quindi dire il 30% dei posti letto in terapia intensiva vuol dire che nel momento in cui noi superiamo questo 30%, i letti eccedenti diventano meno disponibili per tutte le attività di assistenza che la popolazione normalmente richiede. E quindi da questo punto di vista è un'area di criticità importantissima, perché vuol dire che cittadini che hanno dei bisogni, che magari richiedono la terapia intensiva, anche all'interno di percorsi di interventi elettivi, quindi programmabili, devono dilazionarli, perché in realtà quel letto è occupato per esigenze, in questo caso, relative al Covid. Le conclusioni, che poi sono in qualche modo il frutto della cabina di regia, è sostanzialmente il meccanismo è che allo scenario che abbiamo descritto la situazione sta complessificando, perché anche la resilienza e i servizi sanitari sono progressivamente più elevati, messi più a dura prova, e questa è la seconda frase: forti criticità nei servizi territoriali, e in alcune situazioni la soglia del 30-40% nei posti letto è stata superata, in altri contesti regionali ci si sta avvicinando rapidamente. Di fatto quasi tutte le regioni sono, la maggioranza delle regioni sono classificate o a rischio alto o a rischio moderato, con alta probabilità di progressione verso rischio alto, e quindi sostanzialmente noi ci troviamo oggi in quella che tecnicamente si definisce una fase di mitigazione, ovvero in quella situazione in cui, oltre alle misure individuali, sono necessarie misure sociali per rallentare i contatti, le interazioni tra le persone, e per quindi rallentare la diffusione del virus. Ma il tema delle zone rosse
È un tema di, cioè, io credo che dobbiamo valutare in questa logica. La faccio un po' lunga, ma credo sia importante per cogliere il meccanismo. Noi abbiamo un sistema di monitoraggio che dà dagli alert. Abbiamo un manuale o un documento che ci dice quando ti trovi in alcune condizioni, per situazioni regionali o subregionali o locali, puoi adottare dei provvedimenti. Zone rosse sono state adottate durante tutta la stagione epidemica, anche a livello micro, no? Vi ricordate qualche zona accanto alle case di riposo, qualche quartiere, qualche piccolo o medio comune. Quindi questo è uno strumento che io personalmente, se mi diceste tra un'ora fa una zona rossa in un certo comune X, non lo dico per non fare proprio confusione, non mi stupirei per niente. È una capacità di analisi locale che sta nei compiti e nel mandato che ci sono nei diversi livelli istituzionali. Quello che noi vediamo a livello di organi centrali, vediamo di più una visione regionale con alcuni approfondimenti a livello provinciale, ma certamente più andiamo a livello locale, più la capacità di lettura e di inquadramento dell'evento sta in capo a chi è molto più vicino a quella realtà. Quindi in realtà dobbiamo sempre immaginare il sistema come un insieme unitario delle sue articolazioni, ognuno delle quali poi con le raccomandazioni condivise, con gli indicatori che vengono, come ripeto, alimentati, può declinare nelle misure da adottare, che possono essere a livello di città, a livello di comune, a livello di quartiere, a livello di struttura sanitaria laddove questo si verifichi. Chiudo con una raccomandazione. Tutti questi sistemi vanno bene, tutti questi sistemi vedono il coinvolgimento di tutte le istituzioni e professionisti, però la battaglia per interrompere la circolazione, per riportare i numeri a una dimensione più contenuta, l'RT a una dimensione sostenibile per i nostri servizi sanitari, che vuol dire sostenibile per proteggere le persone più fragili della nostra società, passano soprattutto attraverso le scelte e i comportamenti quotidiani, feriali di ognuno di noi. I nostri servizi sanitari, che vuol dire sostenibile per proteggere le persone più fragili del nostro, della nostra società. Dovrebbe essere da me. Ah, ecco qua. Non c'è più niente, vedi? Ma guardate com'è facile sistemare tutto. Ma questi audio che partono sono sempre molto curiosi, molto curiosi. Benissimo. E Stefano ci scrive: il decisore non è più Conte o le regioni, ma molto ipocritamente e per comodo un fantomatico algoritmo scientifico modello AL 9000. E poi cita Ennio Flaiano: stanco dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande, lo scienziato si dedicò all'infinitamente medio. Guarda, potremmo citare i latini, no? La virtus in mezzo. Citali tu perché esatto. Io ho un po' un vuoto. Cioè, che la virtus sta nel mezzo, non lo so, guarda, effettivamente è molto difficile. Allora, anche sulle colorazioni, se tu ieri sera, tarda sera, sì. Cioè, leggevi, e lo dico anche per i tanti amici che si informano nelle più maniere, anche per capire meglio, perché diciamo questo, lo abbiamo anche ripetuto, Brusaferro in conferenza stampa non ha citato quali fossero le regioni, però di lì a poco, anche soprattutto chi fa informazione a carattere nazionale, proprio guardando gli indicatori, perché lui diceva sono quattro regioni che emergono chiaramente dagli indicatori che abbiamo dato nella giornata di ieri e che quindi poi hanno portato immediatamente il ministro Speranza a far passare da giallo ad arancione alcune regioni che precedentemente insomma erano in una colorazione più moderata. Ecco, anche su queste quattro regioni sarebbe opportuno fare degli immediati delle immediate scelte per decidere insomma cose che possano andare a mitigare il contagio. Quindi si è andati a vedere probabilmente questi indicatori e le quattro regioni sono emerse molto chiaramente, anche se probabilmente non è sua competenza dire quali sono le regioni. Ma diciamo che le stesse regioni lo sapevano, il fatto esatto. Che il presidente Bonaccini si fosse già confrontato con i presidenti di Friuli e Veneto lasciava intendere che è ben chiaro alle stesse regioni quali sono questi indicatori, visto che sono loro stesse a fornire i dati e a sedere anche in questa cabina di regia di cui tanto si parla. Esatto, tra l'altro anche noi, no? Non ieri, nel giorno precedente dicevamo chissà qual è il colore, lunedì ci siamo alzati, no? Con l'idea che si potesse diventare arancione di lì a poco, poi le decisioni sono state altre. Poi ieri anche leggendo appunto i siti online di carattere nazionale si diceva che poi questa decisione non è così immediata perché ci saranno altre cabine di regia, altri confronti, c'è da una parte il governo che spinge ad aspettare un po' di più i dati anche relativi a quelle che sono state le scelte fatte con l'ultimo DPCM. Insomma,
c'è un po' di incertezza, diciamo che l'aggiornamento così. Poi arrivato nel pomeriggio di ieri era che nel giro di breve, si diceva già nella giornata di oggi, la regione Emilia-Romagna potrebbe pubblicare questa nuova ordinanza, si parla di un'ordinanza anti-assembramenti. Questa appunto non è relativa al colore, è una cosa che potrebbe decidere la regione. Una cosa che potrebbe decidere la regione, così come hanno fatto alcune province autonome del nord, autodichiarandosi di fatto zone rosse pur non essendolo ancora. L'obiettivo, lo ha scritto Bonaccini, è quello di fermare il contagio e invertire la curva pandemica. Quindi anche se Emilia Romagna attualmente in zona gialla, la regione sta valutando una stretta, anche perché è un'area dove secondo l'Istituto Superiore di Sanità sarebbero state opportune misure più stringenti rispetto a quelle attualmente in vigore. Anche quindi per questo potrebbero appunto anticipare la stessa decisione del governo, che potrebbe magari attendere qualche ora, qualche giorno. È tutto molto ipotetico, perché vediamo che le decisioni vengono prese anche diciamo in modo molto rapido. Le decisioni vengono prese all'arrivo dei dati aggiornati. A questo punto io non so quando ci saranno venerdì, perché teoricamente doveva essere venerdì scorso, poi sappiamo che per una serie di comunicazioni tardive da parte delle regioni di fatto la decisione è stata presa lunedì, ed è da oggi che scattano le nuove zone arancioni. A questo punto, se il calendario è confermato, venerdì potrebbe esserci la nuova cabina di regia con i nuovi dati, e poi evidentemente non immagino che dal lunedì dovrebbero scattare le le nuove aree, così come appunto da oggi la decisione è stata presa lunedì, ma da oggi scattano nelle nuove regioni che hanno avuto questo passaggio, perché ricordiamo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria sono entrate nella zona arancione, la provincia autonoma di Bolzano nella zona rossa, e l'ordinanza firmata ieri è entrata in vigore quest'oggi. Esatto, proprio così. E c'è da dire anche questo, che ieri sera, in merito a queste scelte che potrebbero essere prese per la regione Emilia-Romagna sul tema degli assembramenti, che quindi potrebbero riguardare un po', ieri mattina ne avevamo anche accennato insieme al presidente Santi, ma chiaramente questa nostra intervista è arrivata prima dell'incontro che poi è stato fatto con il prefetto, con i sindaci, con le varie forze dell'ordine. C'è stato questo primo incontro, ne parleremo tra poco. Tra l'altro, in serata era previsto un incontro invece tra il presidente Bonaccini e i sindaci dei comuni capoluogo della regione Emilia-Romagna, per andare appunto a prendere queste decisioni. Bonaccini, che già aveva sentito in giornata, probabilmente insomma è abbastanza, anche più volte si sentono immagino una giornata, i colleghi Zaia del Veneto e Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Perché l'obiettivo è quello di emanare un'ordinanza uguale per tutte le regioni, omogenee, esatto, in modo da avere dei provvedimenti simili. Infatti, anche perché poi si passa dal giallo all'arancione, bisogna leggere, perché se dipende che giornale o che sito online leggi, c'è chi dice anche si potrebbe passare direttamente dal giallo al rosso se gli indicatori insomma peggiorano, esatto, indicassero questa sensibile cosa. Ora, cosa noi abbiamo saputo? Poche cose in realtà da questo incontro, e stiamo monitorando anche le varie pagine del presidente Bonaccini, comunque anche di qualche sindaco, non necessariamente solo quello di Rimini, ma sappiamo che poi l'incontro è stato fatto con tutti i primi cittadini dei capoluoghi della regione. Quello che abbiamo così appreso da poco è che in realtà una decisione vera e propria nell'incontro che c'è stato ieri sera non è stata presa, ma oggi la regione si sentirà con i prefetti di tutta l'Emilia Romagna. Da questo tavolo potrebbe emergere una decisione appunto su questa ordinanza anti-assembramento. Lo diciamo così come lo abbiamo preso, perché abbiamo chiesto appunto delle indicazioni su quello che era avvenuto in questi incontri. Al momento questo elemento sappiamo rispetto insomma a pochi minuti fa. Vedremo. Questo mi pare però di leggere anche un po' quello che è stato l'avvertimento dato dal ministero alle prefetture, cioè di muoversi proprio per evitare i famosi assembramenti, quindi di cercare di fare tutto ciò che è in loro potere perché si arrivi a delle misure più stringenti, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, quindi di piazze, di vie, ma anche di questo poi abbiamo un aggiornamento, perché la prefettura già ieri, dopo l'incontro fatto con gli amministratori locali, aveva fatto emergere alcune indicazioni rispetto
rispetto a quello che potrebbe succedere allora nei prossimi giorni. Andiamo a sentire quanto accaduto, quanto insomma comunicato dalla prefettura al termine di questo incontro, ma sentiamo anche quello che è stato l'appello arrivato poi dal sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, esatto. Anche perché poi c'è anche una vicenda spiacevole legata. Parleremo anche di quello. Non solo al sindaco di Rimini, ma anche ad altri primi cittadini della nostra regione. Un ulteriore richiamo alla responsabilità a ritrovare quello spirito comunitario dei mesi del lockdown ora finito alle ortiche. Il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, non fa mistero di essere preoccupato. Quanto accade nelle nostre città durante il fine settimana fa arrabbiare, dice il primo cittadino. Il Covid non pare essere più un problema collettivo, ma del singolo che viene contagiato o va in ospedale. Non è questione di consigli paternalistici, ma di guardare in faccia la realtà con durezza. Se continuano gli assembramenti, se non si usano neanche i più elementari sistemi di protezione individuale, se continueremo a mettere l'io davanti a noi, è il monito di Agnassi, il sistema sanitario collasserà e il lockdown generale sarebbe la conseguenza certa, aggiungendo al dramma sanitario il baratro economico. Agnassi poi rivela di aver ricevuto, come altri sindaci della regione, una lettera firmata dalle Nuove Brigate Rosse, in cui si lanciano folli accuse e ancora più folli promesse di atti violenti verso la comunità, a riprova di un clima che lo stesso sindaco definisce molto brutto e confuso. Intanto questa mattina il prefetto Forlenza si è riunito in videoconferenza con i sindaci della provincia per analizzare la situazione attuale. Uno dei maggiori veicoli di diffusione del contagio è stato individuato nella mobilità delle persone, anche all'interno dei centri urbani. Per questo la prefettura fa sapere che non esclude la possibilità, qualora si confermi un trend in aumento, di chiudere piazze o strade particolarmente frequentate. E a tal proposito, il presidente della regione, Stefano Bonaccini, sta pensando proprio in queste ore ad una nuova ordinanza anti-assembramenti, che potrebbe entrare in vigore già da domani. Il servizio è relativo al telegiornale di ieri, quindi la tempistica è quella, potrebbe entrare in vigore già dalla giornata di oggi, come vi abbiamo detto tra l'altro poco prima di mandare in onda questo servizio. Proprio così, nel servizio il nostro Lamberto riferiva appunto di questo incontro fatto nella mattinata di ieri, è stata una videoconferenza, sì, da 12:30, poi si è protratto insomma per diverso tempo, fatto tra il prefetto, le varie forze dell'ordine e i sindaci del territorio. E una, abbiamo capito, decisioni concrete ancora non ne sono state prese, si è parlato insieme probabilmente insomma di quella che è la situazione, c'era presente anche l'ASL e poi insomma nel pomeriggio, oltre alla dichiarazione di, del sindaco Agnassi che sentivamo insomma in apertura di servizio, c'è stata anche una nota da parte del sindaco del comune di Riccione, Renata Tosi, tra l'altro con alcuni distinguo rispetto all'incontro fatto durante la giornata. L'abbiamo in collegamento telefonico, buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, piuttosto che leggerlo, facciamo raccontare direttamente al sindaco che c'era, il suo punto di vista e come anche ha letto questo incontro di ieri. Poi sappiamo ce n'è stato un altro in serata, insomma immagino che questi incontri si susseguano uno via l'altro, insomma ore anche un po' particolari. Sindaco, da come è uscita da quell'incontro e soprattutto che cosa è emerso? Io, quello che ho voluto andare a sottolineare con la mia nota è appunto la necessità di dare rispetto alle nostre comunità e ai nostri operatori. E quindi avevo anche sottolineato la necessità di convocare le associazioni di categoria, quindi gli organi di secondo grado, affinché si potesse insieme andare a confrontarci e quindi conseguentemente aiutarci per permetterci con gli operatori anche degli atteggiamenti differenti o sollecitare dei cambiamenti nel muoversi, proprio per essere di aiuto ed evitare che determinate misure che ahimè sono alla porta divengano come inevitabili, perché quello che mi dà tanto l'impressione è che si voglia semplicemente preparare il terreno a misure molto restrittive che poi devono essere necessariamente sopportate come inevitabili. Quindi bisogna essere chiari con le nostre comunità e con i nostri operatori sin da subito. Quindi se questi dati un po' preoccupanti circa appunto gli ospedali e se questo operato puntuale dell'igiene pubblica non sussiste, bisogna aiutarsi
e cercare anche di rendere eventualmente delle misure restrittive, e per quello che faccio anche l'appello in questa mia nota a Bonaccini, che se ritiene, noi ci siamo, non è neanche paventabile il dubbio di essere distinti, diversi o non essere coesi. L'importante però è che si sia chiari, perché quello di cui non hanno bisogno le comunità, gli operatori, è la confusione. Ecco, infatti lei, sindaco, quindi, ha parlato proprio il rischio e la strategia della confusione. Della confusione, sì. Esattamente. Noi abbiamo bisogno di lavorare con serenità, con chiarezza, con diffusione di dati, per condividere una modalità. E anche se fosse la più ristretta, deve avere però una finalità, come è stato per aprile. Si sta un po' ripetendo questa situazione, dove anche lì abbiamo agito in maniera molto stretta per poi guardare con serenità l'estate. E qui io chiedo il medesimo atteggiamento, serio, responsabile, anche severo, ma purché si possa poi guardare con serenità al Natale. E invece vedo tanta confusione che comporta uno stillicidio, perché tutti i giorni c'è questa, no, paventata misura. Io ricevo telefonate, messaggi di operatori tutti i giorni che leggono con più con ansia che con operatività stretta questa preoccupazione, e così si lavora male, si vive male la comunità e si lavora male, e questo non lo possiamo dare alle nostre comunità. Ci vuole serietà e rispetto. Cioè lei dice Natale questo, però diciamo, è dietro l'angolo, difficile pensare sì, che la situazione siamo possa... Siamo l'11 di novembre, se si prendessero anche decisioni più severe, che credo siano ormai, no? Queste mezze parole, queste mezze... La riunione che c'è, poi viene... Esatto, sì, sì, no, ma certo, noi, anche allora, noi ci troviamo in difficoltà. Prendere, esatto, una decisione, lo sappiamo ormai come funzionano le quarantene, le quarantene vanno di 15 giorni, 15 giorni, io credo che è un periodo natalizio sereno, perché poi bisogna anche ricordare che non è che si guarda il Natale solo dal punto di vista economico, che non è... Cioè, è in secondo piano, perché logicamente deve venire sempre prima la serenità sanitaria e la salute, ma sappiamo benissimo come quel periodo dell'anno anche agisce sull'umore e sulla psiche dell'uomo. Quindi bisognerebbe anche essere consapevoli che si deve lavorare insieme per le stesse finalità. Sindaco, come li vede i suoi concittadini? Nel senso che in questi giorni anche da tanti amministratori, compresa lei, c'è stato un po' il richiamo alla responsabilità. Lo abbiamo sentito da tanti, lo abbiamo sentito ieri nel comunicato di Gnassi, lo stesso Bonaccini, ma penso anche al presidente Zaia che ha fatto un intervento in Veneto, insomma differenziando un po' lo stile di adesso, dove ci vediamo un po' in tutti individualisti rispetto invece magari ad una maggiore coesione che lui aveva colto nel periodo primaverile. Io li leggo seri, li leggo responsabili, è logico che qualche birichino esista, che però è già stato sufficientemente avvertito e a questo punto, come insomma hanno deciso le forze locali di controllo saranno anche puliti, perché quello che diciamo è un po' scemata, ma sta nell'essere umano, è quella, diciamo, particolare attenzione al fatto che comunque questo è un virus che si diffonde facilmente nei contatti tra le persone. Quindi non è una questione di uomini, non è una questione, scusate, di luoghi, è una questione di uomini e di relazioni. Cioè bisogna che si ritorni, come sempre, no? A rileggere certe norme e a rileggere certi comportamenti. E quindi in questi giorni mi sono sentita con tanti degli operatori ricordando loro le distanze, la sanificazione, l'igiene, le nuove norme, i cartelli, perché abbiamo assolutamente bisogno di essere rigidi. Però da questo punto di vista, come comunità, io la leggo responsabile, perché ha di molto compreso anche la fortuna che ha potuto vivere, perché io in tanti momenti della giornata penso a coloro che dovrebbero vivere la stagione turistica invernale propriamente detta, e credo che per loro sia sicuramente molto più difficile, no, vedere una stagione turistica piena, mentre i nostri operatori, per fortuna, le nostre città, per fortuna, hanno vissuto
un'estate discreta. Esatto, almeno di ristoro, essere, usando una parola di, diciamo, in questo periodo usata. Esatto, però devono appunto ringraziare di quel periodo, essere nuovamente e sempre seri nei propri atteggiamenti, perché si sta mettendo, insomma, in serio pericolo la salute di tutti e le nostre strutture sanitarie. Sindaco, dopodiché sono un po' dispiaciuta, perché certe cose forse non hanno insegnato. Sindaco, vuole rispondere a quello che invece ha commentato il presidente della Santi? Della provincia, leggiamo alcuni stralci. Lui dice di registrare incredulità e disagio nei colleghi sindaci che stamani hanno partecipato alla riunione in prefettura dopo le parole lette nel comunicato della collega Tosi. Poi dice: la situazione è seria, richiede una risposta adeguata, corale, unitaria e omogenea attraverso provvedimenti concertati con le autorità sanitarie su scala regionale e di area vasta. Sostenere questo non è fare confusione, ma agire con responsabilità ed efficacia. L'obiettivo è evitare di passare direttamente dal giallo al rosso, di non essere rossi a Natale, di poter curare i malati Covid e quelli non Covid. Io posso, insomma, replicare al presidente solo quando farà il presidente, perché è un po' di tempo che io gli contesto, anche, insomma, alla luce di tutti i colleghi in chat comuni, il fatto che lui si presenta a riunioni nella sua qualità senza convocarci, o perlomeno senza convocare tutti i sindaci, perché pensa di fare 4 telefonate ai sindaci del PD sia sufficiente. Io credo che nel momento in cui il signor Santi farà il presidente della provincia, nel vero senso della parola, e quindi rappresentando la voce della provincia, avrà da me il rispetto che un presidente merita. Oggi non leggo e non sento neppure le sue parole, perché così è. Sindaco, l'ultima cosa, a notizie di questa mattina, cioè nel senso che rispetto a quello che è successo appunto nella tarda serata di ieri, l'incontro con i sindaci dei capoluoghi, ha avuto qualche aggiornamento che vuole condividere con noi? Ancora appunto c'è questa nebbiolina questa mattina che avvolge tutto. Esatto. No, noi siamo convocati nel pomeriggio in ufficio di presidenza ASL, e quindi in quel contesto, primo punto l'ordine del giorno, ci sarà l'illustrazione da parte del direttore generale della situazione Covid, e in sede appunto di ufficio di presidenza ASL Romagna si prenderanno, credo, anche delle decisioni. Quindi siete stati convocati tutti, cioè i sindaci? No, l'ufficio di presidenza. Ah, l'ufficio di presidenza che è rappresentato dai capoluogo e dai presidenti di distretto. Ah, ecco, perfetto, ecco, per fare anche giusto, cioè un altro luogo decisionale, diciamo, a questo punto importante, sì. Probabilmente sarà quello decisivo poi. Forse. Sì, quello che credo fornirà sicuramente la base al presidente della regione per poter attuare, insomma, diverse decisioni e soprattutto diverse misure. Oggi pomeriggio, esatto. In maniera coesa. Quindi, sì, infatti. Speriamo in serata quindi di avere degli aggiornamenti anche per, insomma, sapere come. Cosa ti attende per i prossimi giorni? Grazie sindaco. Sindaco, buona giornata, grazie. E se posso approfittare, buon prego. San Martino. Sì, infatti sindaco, è vero, ha ragione, ci stavamo dimenticando. Presi. Esatto, è vero che siamo molto presi, ma oggi si festeggia il patrono di Riccione, e anche se in maniera un po' marginale, però nel pomeriggio faremo una santa messa che sarà anche trasmessa via streaming, quindi invito tutti a festeggiare con noi attraverso la funzione. Esatto, religiosa. Ricordiamo, grazie. Proprio anche Chi era San Martino, questa capacità di farsi prossimo all'altro, no? Di strappare il suo mantello per dividerlo anche con chi era in un momento di difficoltà. In questo momento c'è un'intera comunità, e non è solo quella riccionese, che forse avrebbe bisogno di richiamarla quella immagine. Sindaco, grazie. Più che mai. Buona giornata. E buona festa ai riccionesi per quanto possibile. Torniamo invece adesso ai dati epidemiologici. Non li abbiamo ancora mostrati, anche se abbiamo parlato ieri, poi c'è stata un po' una discrepanza da quanto riportava a livello provinciale la nota arrivata dalla prefettura, dove c'era un numero di nuove positività a Rimini più elevato di quello che poi è emerso nel bollettino. Sappiamo che il bollettino della regione è aggiornato alle 12, quindi potrebbe esserci anche... Allora, diciamo che la discrasia è dettata dal fatto che nell'incontro, tra l'altro non quello che c'è stato ieri a mezzogiorno, forse lì
riportati, ma nella serata precedente, perché ce n'era stato un altro, ricordiamo, sulla situazione di San Marino, il direttore generale, lo diciamo perché poi nel servizio del televisivo abbiamo cercato di fare chiarezza, perché ci abbiamo poi sempre poco tempo, quindi ve lo spieghiamo. Il direttore generale Carradori aveva parlato di una situazione epidemiologica che nella giornata appunto di ieri, ma quindi a questo punto è l'altro ieri, era di 253 casi. Ieri arriva il comunicato della regione, quello solito, i casi sono un po' meno, diciamo, rispetto... Sempre oltre 200, ma un po' meno rispetto a questo. Abbiamo anche chiesto la motivazione di questa differenza e ci hanno spiegato che è una cosa che tra l'altro succede sempre un po' in tutte le ASL, perché ad un certo punto dipende quando viene detto stop rispetto, esatto, ai tamponi che vengono valutati. Esatto, così. Per cui sono dati che potrebbero essere sulle 24 ore, qui c'era mezzogiorno di ieri, non cambia molto. La situazione è comunque molto, molto complessa, perché si parla di oltre 200 casi, tra l'altro di un aumento delle terapie intensive, di una percentuale di positività che diminuisce, ma che insomma non fa sicuramente stare tranquilli. Allora il nostro Maurizio Ceccarini, prendendo un po' qua e là, cioè sia dai dati che sono stati forniti dalla prefettura, sempre dallo stesso Carradori, e quelli che quotidianamente ci arrivano dalla regione, abbiamo alla fine optato anche su consiglio proprio dell'ASL stessa di prendere quelli come dati, che sono i dati che noi quotidianamente vediamo, questo tipo di prospetto, ma sentiamo. È quello degli ospedali il dato da tenere sotto sempre maggiore attenzione. Oggi in regione i ricoveri in terapia intensiva salgono a 215, 11 in più. I ricoveri negli altri reparti Covid emiliano-romagnoli superano quota 2000, sono 2020, oggi 81 in più. A Rimini le terapie intensive salgono da 17 a 20, nel complesso del territorio della Romagna sono una quarantina. Dei 529 posti Covid disponibili negli ospedali romagnoli è stato occupato oltre l'80%, e questo è il dato che porta il passaggio al livello rosso per quanto riguarda gli ospedali, che prevede l'attivazione graduale di ulteriori posti letto e l'impegno di maggiore personale per il Covid. Potranno quindi esserci contrazioni nelle altre prestazioni sanitarie, ma allo stato attuale non è prevista la sospensione delle attività già programmate né per gli screening. Sono 212 oggi nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini, 82 i sintomatici, una percentuale oggi in netto calo, 104 dei nuovi casi sono emersi per tracciamento, 30 le guarigioni. In Emilia-Romagna nuovo picco di contagi, 2430, ma con un centinaio di casi di Ferrara riferiti a ieri, 22.500 i tamponi, 10.000 in più. La percentuale tra positivi e tamponi scende dal 16,2% di ieri al 10,8%, 21 i decessi, con età che vanno dai 63 ai 95 anni, nessuno nel riminese. Risaltano oggi i numeri di Modena, 638 contagi e 9 decessi. In Emilia-Romagna gli asintomatici restano in maggioranza, 1251, per 745 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. I casi attivi in regione a oggi sono 41.780, 2157 in più di ieri. Quasi il 95% è in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi. 252 le nuove guarigioni. Questi sono i dati aggiornati alle 12 di ieri. Abbiamo sentito anche la situazione sanitaria. Pierpaolo ci scrive: a questo punto meglio passare a zona rossa subito, leviamoci il dente. E Stefano: i romagnoli a sto punto vorrebbero poca acqua nel vino. Eh già, non lo so, probabilmente abbiamo anche posizioni e le persone che ci stanno ascoltando Novella anche diversificate. Novella scrive invece, giusto per completare, non siamo messi troppo bene, che diciamo che è una sintesi. Esatto, questa mattina sintesi giornalistica. Ci sentiamo tutti un po' oppressi da questa indecisione che insomma incombe su di noi. Diciamo così, la cosa che abbiamo capito è che ci sarà questo ulteriore incontro nel pomeriggio e che c'è questa sorta di coesione tra le regioni, quindi tra i presidenti di tre regioni in modo particolare, diciamo le per regioni una decisione del nord-est omogenea. Esatto, e l'Emilia-Romagna per una decisione omogenea. Vedremo poi a che ora arriveranno queste decisioni. Speriamo. Però se questa di cui ci parlava il sindaco Tosi è prevista per il pomeriggio, io penso che avremo bisogno di aspettare un po' di più. E sentivamo però dal nostro Maurizio anche la situazione degli ospedali, che è quella che ieri mattina ha fatto decretare all'ASL
della Romagna l'allarme rosso, che significa portare il numero delle terapie intensive e il numero dei posti letto per pazienti Covid a una quantità più alta rispetto agli altri due, diciamo, allerte. Diciamo che nel giro di pochissimo siamo passati dall'allerta gialla all'allerta arancione, adesso siamo piombati nell'allerta rossa. Se vogliamo, prima di vedere, perché poi la nostra Lucia ieri ha avuto, insomma, un importantissimo incontro e quindi nella sua trasmissione ieri sera Tutta Salute ha avuto come ospite il direttore sanitario dell'ASL Romagna Altini, Mattia Altini. Vorrei però, Andrea, se tu riesci a recuperarlo, lo facciamo dopo, perché ieri insieme ai dati la regione ha mandato anche quelli che sono i prospetti grafici sulla settimana. Poi è chiaro che erano molto ampi e avevamo tanta carne al fuoco nella giornata di ieri, ma andando a recuperare proprio la mail della regione c'è quel prospetto molto schematico e secondo me anche molto utile visivamente per le persone che, oltre che ascoltarci, ci guardano. Anche a chi ci ascolta solo, cercheremo eventualmente di raccontarlo noi, perché dà proprio l'idea di come si stanno spostando le settimane, cioè di settimana in settimana qual è la situazione dell'evoluzione epidemiologica sul nostro territorio emiliano-romagnolo. Ricordiamo che qui si parla di regione insomma completa, e quindi è un dato che ci può essere molto utile. Lo stai provando a cercare? Allora sì, io direi di fare così. Magari prima sentiamo, esatto, allora l'intervento di Altini. Un attimo. Anticipo, vabbè, in modo ti ho dato un sacco di tempo per, certo, andare a cercarlo. Allora facciamo così, ci guardiamo l'intervista, almeno uno stralcio dell'intervista che oggi poi sarà pubblicata sulla piattaforma IcaroPlay, la puntata integrale con tutte le riflessioni di Altini sollecitato dalla nostra Lucia Renati. Esatto. Fino all'allerta arancione potevamo quasi immaginare di dire che le due popolazioni non si incrociavano e non avevano, come dire, delle contaminazioni, ecco, la dico così, reciproche. E in questo momento, per dedicare risorse professionali all'apertura dei reparti Covid, abbiamo chiesto a tutti i direttori delle unità operative, quindi i clinici dei nostri grandi ospedali e le direzioni di presidio degli ospedali, di operare una scelta molto puntuale rispetto alle cose che riteniamo di poter rimandare, attività, visite, piuttosto che tipologie di interventi sanitari, avendo la ragionevole certezza di non aumentare di molto il rischio per quei cittadini, e quindi dedicare le risorse che sarebbero state invece impegnate in queste attività ordinarie ma non così emergenti per attività sulla patologia Covid. Quindi qual è la situazione ad oggi in terapia intensiva, nelle terapie intensive? Ma oggi la pressione sulle terapie intensive non è drammatica, abbiamo circa 40 posti letto occupati e su una dotazione complessiva di oltre 100. Allora, non diventeremo rossi da gialli? È difficile prevedere questa dinamica. Anche gli indici della Romagna, che sono dovuti a molti fattori, hanno contribuito a tenere la regione Emilia-Romagna in giallo. È chiaro che il numero questi ultimi giorni, quello di ieri, ci ha abbastanza preoccupato, oggi è un po' inferiore. E si aspettava questo scenario a distanza di due giorni dalle sue stesse dichiarazioni? Ma io non ho cambiato idea, cioè penso che il sistema stia reagendo molto bene. Dopodiché il numero di contatti giornalieri è chiave nelle dinamiche che hanno effetto sull'ospedale, ma anche sulle case di riposo e quant'altro. Quindi per me stiamo reggendo significa, ad oggi ancora, gran parte delle attività assistenziali programmate dai nostri cittadini sono garantite. Allora, credo che la situazione ancora oggi ci consenta di muoverci in un ambito più limitato, in una corsia più stretta, ma che ci stia ancora consentendo di garantire le due linee. Poi ovviamente ogni giorno dobbiamo tenere l'allerta altissimo, ci siamo detti più volte, e io credo che il direttore abbia ragione, bisogna tenere il neurone freddo, bisogna che noi, come dire, guardiamo le cose con grande attenzione, senza nessuna superficialità, ma non facendo neanche passare un messaggio troppo, come dire, allarmistico. Ricordo a tutti che l'esito di quello che succede all'ospedale, agli ospedali della Romagna, eccetera, è la diretta conseguenza dei comportamenti della comunità. E questo è quello che ci viene detto praticamente quotidianamente da più persone. Tanto una persona anche molto
equilibrata, ma mi verrebbe da dire anche ottimista. Esatto, quindi. Non dire positivo. No, no, ottimista, nel senso che è una persona che guarda anche ciò che in questo momento è il sistema. Cioè, anche ieri in una giornata in cui appunto arrivavano queste notizie anche molto complesse, anche per noi anche di grande preoccupazione, poi sentire anche l'approccio di Altini, di chi vive quotidianamente la situazione ospedaliera del nostro territorio della Romagna, insomma, ci ha dato qualche finestra anche di riflessione un pochino più diciamo moderata rispetto alla preoccupazione che stava di ora in ora crescendo. Insomma, questo è quello che almeno io ho colto guardando questa bella intervista che la nostra Lucia ha fatto al direttore sanitario. In attesa del nostro prossimo ospite, per cambiare argomento, guardiamo i grafici che tu hai evocato prima. Diciamo che il primo grafico riguarda i test effettuati e il numero di positivi per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna. Alzalo un po' che così vediamo la positività rispetto. Sono 128.919 nell'ultima settimana presa in esame. Credo che i dati siano chiusi al giorno precedente rispetto a quello di diffusione, quindi si sono stati diffusi ieri, sono aggiornati al lunedì, quindi quasi 129.000 tamponi per 14.197 positività. Questi sono i primi dati presi in esame, con una percentuale di positivi che si è via via andata ad impennare fino all'11% dell'ultima settimana presa in esame, con una crescita che dal finire di settembre è stata progressivamente e continua, costante e continua, con dei picchi anche, insomma, degli aumenti piuttosto che definiamo esponenziali, perché si è passati dal 6,2 al 9,2 poi all'11%. L'andamento di contagi ogni 5 giorni dal 2 marzo ad oggi, beh, ogni 5 giorni gli ultimi 5 presi in esame vedono 9.444 nuove positività rispetto alle 8.312 dei 5 giorni precedenti, ma il vero salto è stato rispetto a quelli prima ancora, sì, perché si è passati da 4.400 tre settimane fa, diciamo, a 8.300 5 giorni nella cinquina di giorni che precedono l'analisi, e poi nella fase che si chiude al lunedì di questa settimana sono stati 9.444. C'è stata una vera e propria impennata. Quindi nelle ultime due settimane un'impennata prese, e nelle ultime giornate una tendenza all'appiattimento, esatto, della curva di crescita, che vuol dire che non è, che esiste ancora una crescita ma non è più a livello esponenziale. Per quanto riguarda i casi, il 94,6% degli attualmente positivi in Emilia Romagna si cura in isolamento domiciliare o nei cosiddetti Covid hotel. 2020 persone, un dato importante, perché attualmente molta preoccupazione è data dai ricoveri nei reparti Covid, più ancora di quelli in terapia intensiva. I ricoveri nei reparti normali sono 2020 in tutta la regione, e poi ci sono 214 persone che si trovano attualmente nelle terapie intensive. Diciamo, Andrea, che anche su questi dati, anche rispetto a chi dice ma sì, solo il 4% finisce in ospedale, solo lo 0,8%, ma rendiamoci conto che più i dati aumentano in valore assoluto, più queste percentuali significano tante persone che si trovano in questa situazione di ospedalizzazione. L'ultimo paio di dati prima di salutare il nostro ospite, che è già in collegamento, focus sul sistema ospedaliero, perché abbiamo sentito in apertura il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro parlare di percentuale di saturazione quando si va a raggiungere, a superare il 30% della soglia di occupazione. Nei dati presi in esame per l'attribuzione dei colori, quindi quelli aggiornati al primo di novembre, l'Emilia Romagna, per quanto riguarda il dato dell'occupazione dei posti nei reparti Covid, era, se vado a memoria, al 23%. Ecco, il dato aggiornato invece al 9 di novembre, quindi lunedì, è del 33,2%. Ci sono 646 posti letto disponibili, 215 quelli occupati. Si specifica che altri posti sono in allestimento, ma al momento quella che è la soglia critica è stata superata, e forse questo è uno degli alert scattati che sta facendo, che ha fatto scattare i ragionamenti in merito a un ulteriore restringimento delle misure. Poi insomma ci sono tanti vorrei altri dati. Vorrei solo, Andrea, vedere l'ultima di queste grafiche, perché è quella per province, che esatto, può esserci utile. Chiediamo ancora un istante di pazienza al nostro ospite, saremo subito da lui, perché anche questa situazione può essere interessante da leggere. Chiaramente ci sono tutti i dati sintomatici e asintomatici che sappiamo essere interessante. Questo è l'evoluzione, diciamo, dal periodo della primavera ad oggi, con questi picchi di crescita.
crescita, e qui siamo divisi per province. E vediamo che, mentre ricordo che alcune settimane fa, neanche poi tantissime, tre forse, parlavamo di una provincia di Rimini che aveva poche altre province dietro di sé per quanto riguarda il numero piuttosto contenuto di casi attualmente, casi attivi di Covid, ecco, c'è stata da questo punto di vista, ma la curva lo evidenzia in maniera piuttosto netta, un aumento importante. Attualmente, o meglio, a lunedì 9 di novembre, i positivi in provincia di Rimini, che ricordiamo dentro ci sono gli asintomatici, i tanti, certo, che si curano a casa, sono 3.531, quindi solo a Bologna, a Modena e Reggio Emilia ci sono numeri più elevati di persone attualmente con anche curve positive, diciamo anche con più curve nette, più nette di salita rispetto al riminese. Dietro a Rimini abbiamo le due province romagnole, che sono Forlì Cesena e Ravenna, comunque con oltre 2.700 per Ravenna e 2.900 per Forlì Cesena di attualmente positivi alla data del 9 di novembre. Chiudiamo qui l'analisi dei dati e lo ringraziamo per averci atteso, ci scusiamo per averci rubato del tempo. Diamo il buongiorno a Claudio Rossi della Società Italiana di Scienze del Turismo. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Buongiorno a voi in studio, buongiorno a tutti anche a casa. Nessun problema, anzi è stato anche interessante ascoltare la coda della vostra presentazione. Grazie Claudio per la pazienza. Parliamo di turismo, che è un argomento che insomma abbiamo detto più volte, è anche collegato purtroppo all'attuale situazione che si sta vivendo, ma parliamo di turismo perché è prevista proprio domani, a partire da domani, una riunione scientifica della Società Italiana di Scienze del Turismo dedicata ad un focus proprio su questo ambito così importante per quanto riguarda l'economia del nostro territorio. Ecco, su quali aspetti vi concentrerete? Esatto, come lo scienziato guarda il turismo? Dunque, faccio una piccola precisazione: siamo una società scientifica trasversale, quindi noi analizziamo il turismo da tutti i punti di vista scientifici, quindi passiamo dalla geografia alla storia, dal digital marketing alla statistica, di conseguenza lo abbracciamo un po' in tutte le sue sfaccettature, perché è un settore delicato che ha tantissimi aspetti, coinvolge appunto tante scienze diverse e richiede tante competenze diverse, motivo per cui la società se ne occupa a 360 gradi. Quindi faccio anche una precisazione: un convegno non nasce da un giorno all'altro, quindi c'è dietro più di un anno di lavoro, motivo per cui non avevamo previsto in origine il Covid, perché non difficile era di prevederlo. Sì, esatto. Esattamente. Precisamente, quindi abbiamo mantenuto il titolo originale pur poi adattando la traccia, il titolo perché visto che il territorio che ospita il convegno è Rimini, anche se il convegno poi sarà online per ovvi motivi, ma era previsto in presenza a Rimini, di conseguenza l'avevamo declinato sul territorio che ci ospita, io peraltro sono di Rimini, quindi il titolo era Tradizione e Innovazione nel Turismo, la sinergia come motore turistico, perché Rimini ha questa caratteristica di avere ritengo importante e dovrebbe lavorarci sopra il più possibile, un occhio al passato e uno al futuro, perché è una terra di forti tradizioni, soprattutto turistica, dove il turismo è radicato da generazioni e ha delle tradizioni che piacciono ai turisti storici riminesi, ma anche un occhio al futuro, quindi guarda avanti, guarda le nuove tecnologie, guarda le nuove tendenze, e questo voleva essere la tematica originale, quindi mantenuta in parte, perché comunque ci occuperemo di nuove tecnologie, ci occuperemo di tradizione del territorio, non solo riminese, perché i nostri relatori arrivano da tutta Italia, quest'anno non ne abbiamo di stranieri perché era previsto in presenza, ma appunto già in fase di organizzazione si iniziavano a verificare problemi per cui i nostri soci stranieri non si sono presentati. E ovviamente, come è giusto che sia, le tracce si sono anche spostate verso l'emergenza Covid e quindi avremo diverse relazioni che verteranno anche prendendo in considerazione questo parametro, che alla fine diventa un parametro proprio anche per l'analisi scientifica. Claudio, è chiaro che ad oggi magari dare qualche anticipazione, non so se si possa, rispetto ad alcune linee che sono emerse anche dai vostri studi e che a suo avviso possono anche interessare un pubblico più ampio, insomma, che non è solo quello degli addetti ai lavori all'interno dell'ambito, certo, turistico, anche perché per noi riminesi in realtà il turismo, come Claudio essendo anche lui riminese sa bene, è assolutamente trasversale, quindi ci riguarda tutti in qualche modo.
Assolutamente sì. Beh, sono emerse innanzitutto delle nuove competenze, sia comunicative, perché in questo momento e con una coda sicuramente molto lunga, la comunicazione richiede un'attenzione particolare a tutto quello che è la sicurezza, mentre fino all'anno scorso si puntava giustamente al turismo, al relax, al divertimento, ai paesaggi piuttosto che, adesso c'è un'attenzione molto forte a quello che è la sanificazione piuttosto che la distanziamento, quindi questo richiede competenze specifiche. Apriremo il convegno proprio in questa maniera, c'è una relazione di un libro che hanno scritto alcuni dei nostri soci sulle nuove competenze emerse in virtù di questa emergenza e che appunto continueranno a essere significative. Poi però ci sarà sicuramente un forte interesse probabilmente anche degli addetti ai lavori, tanto il convegno è aperto a tutti, chiunque voglia partecipare non deve nemmeno registrarsi, basta che vada sul sito e clicchi il link per partecipare. Sulla novità nei flussi turistici, perché il turismo è vero che è andato in crisi, è vero che è stato ridotto enormemente, ma non è stato cancellato e in buona parte è cambiato. Faccio un esempio nello specifico, ci sono dei territori turistici un po' dappertutto in giro per l'Italia e non solo, ma noi ovviamente interessano questi, che hanno avuto un incremento enorme dei flussi turistici, perché sono tutte le località, passatemi il termine, minori, non vuole essere offensivo, è solo una considerazione di numeri in ingresso, turistiche, che si sono viste letteralmente riempire di turisti, perché erano vicine ad altre località che tradizionalmente portavano le persone più lontano. E quest'anno il turismo è diventato molto di prossimità, si dice tecnicamente, cioè le persone per non prendere treni e aerei hanno scelto mete più vicine, ma più vicine vuol dire spesso a poche decine di chilometri da casa, per limitare anche gli spostamenti in macchina, perché non è piacevole nemmeno fermarsi in una stazione di servizio a mangiare un panino o a fare il pieno con tutti i rischi del caso, quindi si sono cercate posizioni turistiche raggiungibili nell'arco di un paio d'ore in auto e questo ha dato un grosso impulso a tutta una serie di località poco note che si sono ritrovate appunto a dover gestire una mole di turisti che in qualche caso hanno generato crisi opposte, c'era troppo turismo e non riuscivano a gestirlo. Quindi può essere anche l'occasione, e questo vale anche per il nostro territorio, dove comunque ci sono tutte le località note, ma anche quelle meno note, che possono e devono fare tesoro di queste occasioni che si sono presentate. Non solo, il Covid è stato un acceleratore di processi enorme, di digitalizzazione della comunicazione, dell'offerta, di dematerializzazione del turismo così come di tante altre realtà e le persone sempre più si sono messe a utilizzare i nuovi canali anche in Italia, che è un paese che tradizionalmente è più restio a digitalizzare i concetti, le comunicazioni, un po' tutto quello che ruota attorno al mondo digitale, da noi è indietro rispetto al resto del mondo, ma gioco forza, il Covid ci ha obbligato a lavorare da casa, a fare seguire ai nostri figli le lezioni scolastiche o universitarie da casa e quindi ci siamo abituati un po' tutti a utilizzare questo strumento. Questo anche turisticamente è diventato importante, molte aziende si sono accorte, io sono oltre che docente sono anche consulente di digital marketing, ho passato il lockdown a fare riunioni con aziende che si erano accorte che su internet che ci potevano essere delle nuove opportunità, degli sviluppi possibili. Eh già, anche perché appunto di fronte ad una prassi che entra nella vita quotidiana, anche alcune scelte che magari venivano rimandate in funzione di un rapporto più diretto dove ancora c'è la letterina di Natale o la telefonata, si sono tante opportunità che si aprono. Claudio, intanto grazie per queste anticipazioni che già sono un contenuto rispetto a quello che immaginiamo poi emergerà con ancora più forza in maniera più ampia nelle giornate di lavoro. Ci vuole spiegare come funziona anche tecnicamente per chi volesse in qualche modo partecipare ai lavori? Certo, con piacere. La riunione scientifica, diciamo, il convegno verrà erogato tramite una piattaforma di quelle professionali, Microsoft Teams, che non richiede nessuna installazione, è uno dei parametri che abbiamo tenuto in considerazione quando abbiamo organizzato il tutto, in modo che chiunque possa partecipare semplicemente collegandosi a un indirizzo web col computer, col proprio programma di navigazione, il browser. E quindi è sufficiente andare sul sito dell'associazione, chi fosse interessato,
sisto.net se qualcuno appunto volesse partecipare. In home page c'è il link alla riunione scientifica e lì c'è il link per accedere alla riunione. È sufficiente cliccare lì sopra, poi il moderatore della riunione fa partecipare. Ma Claudio, quanto cioè da domani quindi come funziona i lavori? Da domani a sabato. Da domani a sabato, quindi con sessioni domani di lavoro mattina e pomeriggio? Esattamente. Perfetto. Esattamente. Quindi... domani pomeriggio si comincia e si chiude sabato mattina. Abbiamo previsto sessioni da 2 ore per evitare di uccidere di noia i partecipanti, perché online diventa normalmente bisogna essere bravi, fate la gestione online, certo. D'altra parte abbiamo parlato, bisogna adeguarsi, sì. E c'è tutto il programma, le tematiche, per cui guardando il sito della società scientifica di turismo potete anche trovare quello che vi interessa di più e partecipare. Leggiamolo come opportunità, perché in fondo se invece fosse stato in presenza magari le presenze sarebbero state chiaramente più belle, più affascinanti, però è anche vero che magari in questo modo si possono raggiungere tante persone che alle giornate di lavori non avrebbero partecipato. Claudio, grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie mille. Buon lavoro, grazie ancora e a presto. A presto. Volevi parlare, tornando un attimo sul tema, volevo parlare ancora di un sacco di cose. Allora, le minacce arrivate al sindaco di Rimini, ma anche a quello di Forlì, ma ad altri sindaci del territorio. Chiedo anche al presidente Bonaccini, ora magari se vai a prendere la sua pagina social, ieri sera leggevo questo suo intervento, chiaramente allora questa lettera arrivata via alle posta, nuove brigate rosse, le nuove brigate si firmano rosse così. Che insomma fanno anche... E il riferimento è alle misure restrittive. Sì, proprio riapri tutto sarà violenza. Questa è un po' l'indicazione data dalla lettera. Sicuramente il modo migliore per far sentire le proprie ragioni. Sì, soprattutto il modo migliore in questo momento così anche difficile. Far crescere la tensione e drammatico. Esatto, proprio così. Però diciamo che vi raccontiamo anche quello che è successo. Chiaramente il sindaco ha subito anche parlato di questa cosa, l'ha resa pubblica, è arrivata la solidarietà da tutta la politica. Sì, bipartisan da parte di chiunque. Non c'è neanche bisogno di ricordarli perché insomma da tutti è veramente arrivato un messaggio di sostegno. Vogliamo ricordare che questa lettera appunto è stata recapitata anche a Bonaccini e insieme al presidente della regione, al sindaco di Ferrara, al sindaco di Modena, al sindaco di Rimini, a quello di Ravenna, a quello di Forlì. Questi sono guarda, i poi sindaci sinceramente che hanno anche ricevuto questa missiva. Questo mittente, cioè evoca talmente dei ricordi così drammatici brutti nella storia del nostro paese che non lo so, cioè dire, se uno vuole anche mostrare dire non va bene, non vogliamo le chiusure, tutto quanto, ci sono mille altri modi per farlo e democraticamente in tanti l'hanno fatto. Poi in Italia abbiamo visto anche di che cose ben poche democratiche, non solo le lettere ma proprio anche le violenze che ci sono state in tante piazze, quindi insomma questo era un altro richiamo che era importante fare in questo momento. Però diciamo che il tema è, cioè poi c'è anche tutto il tema, ma se diventiamo, cioè andiamo verso il lockdown totale, perché ieri altra notizia che poi circolava, vabbè, ci siamo presi a livello nazionale qualche giorno, ma in realtà dal 15 novembre si potrebbe andare ad una chiusura totale del paese. Le mettiamo tutte lì noi queste cose, poi chiaramente siamo qua anche per raccontarvele. Dicevamo che uno degli indicatori, lo diceva anche Altini nella sua intervista, è quella anche delle positività nelle case di riposo, nelle RSA. Questa mattina il Carlino aggiorna, si parla di un numero di oltre 50 persone positive nelle case di riposo. E sappiamo anche che i nostri anziani, le persone più fragili, anche che poi vanno incontro ad una malattia severa rispetto proprio al contagio. Solitamente sono numeri sui quali aggiorna a livello regionale. Il venerdì l'assessore Donini, andando a memoria, credo fossero a livello regionale lo scorso venerdì più di 800 i contagi all'interno delle CRA del territorio. E quindi insomma questa è un'altra situazione da considerare. Facciamo un accenno anche alla politica, Andrea, perché così almeno... Sì, ti volevo invece chiudere un attimo il tema e dire che ieri è arrivata una nota da parte di Confcommercio del presidente Gianni Indino, diciamolo, che insomma con
atteggiamento positivo annuncia che sono arrivati i ristori annunciati dal governo, i ristori quelli che per quanto riguarda ad esempio i locali da ballo saranno il 400% in più di quanto invece ricevuto nel mese di aprile, quindi insomma un plauso al governo per aver rispettato infatti, in questo caso le tempistiche, lo dice, bisogna vedere se saranno sufficienti, però intanto questo è un primo passo. Diciamo che il presidente Indino non ha lesinato critica anche ad alcune scelte che erano state fatte nelle settimane precedenti, però insomma anche è apprezzabile questo suo intervento invece rispetto a quello che è arrivato, perché c'erano state delle promesse in questo senso, insomma direttamente da chi è sul campo, da chi ha un contatto continuo con gli operatori del territorio, pare insomma che questi ristori stiano arrivando e quindi siano accreditati direttamente tra l'altro sui conti correnti, per cui insomma anche di questo se ne occupa l'agenzia delle entrate in questo caso. Esatto, ricordiamo come sono altre partite, però ricordiamo bene come a primavera e anche nel pieno dell'estate c'erano persone che ancora non avevano ricevuto i famosi bonus che erano stati promessi nel periodo del lockdown, per cui insomma almeno questa è una buona notizia, la vogliamo chiamare così, non so se è una buona notizia, ma insomma una promessa mantenuta, diciamo così. Di cosa volevi parlare poi? Di politica. Vai, parla di politica. Perché hai degli aggiornamenti? No, nessuno. Leggo però un'intervista all'onorevole Jacopo Morrone, quindi sì, siamo nell'ambito della Lega. Ieri o l'altro ieri avevamo già anche aggiornato sulle dichiarazioni di Marzio Pecci, sì, proprio in merito alla candidatura, alla, diciamo alla sua disponibilità alla candidatura di sabato di Emma Petitti. Ecco, questa mattina Morrone, appunto intervistato dalle pagine del Resto del Carlino, dice la Petitti ci farà vincere, il teatro sulle candidature è andato di traverso a tanti riminesi, per noi sarà più facile il ribaltone, c'è molta confusione nel centro-sinistra riminese, in palese difficoltà nel trovare l'erede di Gnassi, e questo ad avviso di Morrone, che ricordiamo non è riminese, per cui no, insomma magari, esatto, però immaginiamo abbia abbastanza chiaro, ma sai che anche queste cose vanno tenute però in considerazione, però il segretario della Lega Nord Romagna. Esatto, però ecco, lui dice ci agevola questa scelta non condivisa, diciamo così, anche un po' tutta la maretta che abbiamo letto all'interno del Partito Democratico. Bisogna vedere se ci saranno scelte condivise all'interno del centrodestra, che ancora non si è mosso per gli viene chiesto, al centrodestra chi si affiderà, viene chiesto a Jacopo Morrone, personalmente sto lavorando ad un candidato sindaco che sia espressione della società civile. In questo caso quindi sconfessa quello che invece ha detto Pecci, che doveva essere un politico. Sì. Lui dice che i civici non gli sono mai piaciuti, diceva, scriveva, per me resta la scelta migliore, poi se sarà un civico o un esponente di partito lo vedremo, si deciderà insieme. Continua a circolare il nome di Lucio Paesani, quindi viene provocato anche su questa ipotesi. Paesani, lo conosco, lo stimo, ci siamo sentiti per altre vicende, vedremo, le porte di Lega e centrodestra sono aperte a chiunque voglia costruire un'alternativa vera al centro-sinistra. A proposito quindi di Paesani, credo ci sia un'altra manifestazione annunciata per il pomeriggio, la sera di domani, di protesta proprio contro le misure prese, quelle vecchie, quelle nuove, quelle che arrivano oggi, no, perché sai quindi è già prevista, quindi immagino rispetto a quelle attualmente in vigore, magari qualche dettaglio in più ve lo daremo nella giornata di domani. Adesso invece invece che è arrivato lo un so ospite, però ti volevo far vedere un sì, no, niente cosa vabbè, mi volevi far niente, vedere niente una cosa dopo dopo quando io non esco lo so. Vabbè, e un servizio che ci è rimasto indietro, l'avevamo programmato per la mattinata di domani, non abbiamo potuto proporvelo, ve lo proponiamo ora. Se per la mattinata di domani? Sì, era previsto per la mattinata di domani, nel senso hai lavorato addirittura già per domani? Perché, quindi di che colore saremo domani? Non lo so, perché la mia DeLorean l'ho parcheggiata fuori. Ho visto il terzo ieri sera. Benissimo, dopo è una cosa consiglio, che interessa tantissimo tutti. Adesso però guardiamo la situazione per quanto riguarda il mercato del lavoro in provincia di Rimini, sono i dati aggiornati al secondo trimestre di questo 2020, un secondo trimestre che come tutti ricorderanno è quello proprio centrale della prima fase di questa pandemia, e quindi che i dati non siano positivi ce lo si può immaginare, ma sentiamo in quale entità. Nel secondo trimestre 2020 tutti i principali indicatori del mercato del lavoro segnano nel riminese cali importanti. Notizia attesa, ma forse non in questa entità.
il tasso di attività scende dal 73,6 al 71,9%, quello d'occupazione dal 67,6 al 64,8%. La disoccupazione totale arriva al 9,6%, quasi 2 punti percentuali in più in 12 mesi, mentre quella giovanile, tra i 15 e i 24 anni, schizza al 34,3% dal 21,5%. Numeri peggiori di quelli medi regionali e, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, anche di quelli nazionali. Diminuiscono gli occupati, aumentano i disoccupati e crescono anche gli inattivi, cioè coloro che non cercano più lavoro. Esplodono i dati della cassa integrazione, altro effetto della pandemia. Tra gennaio e settembre le ore autorizzate aumentano del 1.339% rispetto al 2019, per un totale di 14,2 milioni di ore, il 62,5% di cassa ordinaria, il 35% in deroga. Le maggiori sofferenze toccano il manifatturiero, dove si concentra quasi la metà delle ore di cassa, poi il commercio, 20%, e le costruzioni, quasi il 9%. L'incremento provinciale risulta comunque inferiore a quello dell'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente, il saldo tra attivazione e cessazioni tra marzo e giugno segna un calo di quasi 8.000 unità, con una nota di ottimismo a luglio, quando, complice la ripresa delle attività legate a commercio e turismo, sono stati attivati 3.675 rapporti di lavoro in più rispetto al 2019. Questa è la voce di Andrea Polazzi, che però mi ha lasciato il posto perché abbiamo un ospite, così abbiamo tirato la riffa perché entrambi volevamo fare questa intervista. Ho vinto io e quindi, insomma, lui si è dovuto accomodare all'esterno dello studio perché le misure di sicurezza giustamente ci richiedono una grande attenzione anche nei confronti dei nostri ospiti. Cambiamo decisamente argomento. Io l'ho detto all'inizio di questa mattinata di Tempo Reale che volevamo fare una finestra di bellezza, non solo parlare delle cose che in questo periodo ci preoccupano tanto, preoccupano tutti, preoccupano noi, i nostri lavori, il nostro futuro, insomma, però ogni tanto la bellezza ci fa respirare a pieni polmoni. Adesso non troppo perché abbiamo igienizzato tutte, quindi siamo immersi nei fumi dello spray igienizzante, però siamo tutti molto precisi e quindi sono lietissima di dare il ben trovato, perché è sempre un'emozione. Prima eravamo abituati ad un incontro praticamente settimanale, adesso si è diradato e quindi l'emozione cresce. Benvenuta Chiara Raggi. Ciao, buongiorno. Ma te è stato bravissimo perché non ha svelato fino all'ultimo, quindi grande. Sei apparsa in schermo. Sono curiosa di vedere cosa scriverà nel sottopancia oggi, perché oggi sei particolarmente bella, te lo posso dire. Grazie. Sì, mi piace. È stato un vento di sì, ci stiamo intossicando, questo sì, è vero, sì. Perché io parlo e sento esatto. Se che... tossiamo non è per qualsiasi altro motivo, esatto, che non perché... lo spray igienizzante. Esattamente. Però tutto bene. Chiara, sei di nuovo con noi perché così, perché c'è qualche cosa di bello da raccontare e ti ringraziamo perché tutte le volte che c'è qualche cosa di bello da raccontare scegli anche noi, per un po' come nelle famiglie, le belle, certo, notizie vanno date. Infatti voi siete famiglia per me, insomma, mi avete accolta e mi avete anche custodita e anche aiutata a crescere, no? Quando faccio altre interviste e mi dicono che parlo bene, io penso è merito di Caro TV e di tutti i quasi 3 anni, insomma, che ho fatto qua dentro con voi a improvvisare ogni mercoledì. Quindi grazie a voi, sono qui a parlarvi di Mosaico, penso. Sì, brava. Eh sì, devo dire la verità, quando la settimana scorsa, insomma, è uscita questa bella notizia, intanto ti hanno fatto un sottopancia particolare. Sto arrivando, scusate, sono in ascensore, sì, è vero. Sono i messaggi che ho mandato a Matteo. Infatti, e abbiamo detto, questo bisogna che Chiara ce lo venga a raccontare, quindi c'è una magia che si rinnova, tra l'altro c'è anche un grande coraggio che si rinnova, perché uscire con un nuovo progetto in questo periodo immagino non sia semplice, Chiara, ma portaci nel tuo mosaico, perché così si chiama proprio il pezzo, sì, il tuo nuovo pezzo. Allora, innanzitutto Mosaico è il singolo che anticipa l'uscita dell'album, che sarà a dicembre, e vi svelo retroscena che probabilmente ne parlavo ieri in chiacchiera con l'ufficio stampa, e dicevo, questo brano
Non era tra i papabili, cioè non l'avevo preso in considerazione inizialmente come brano di lancio del singolo. Questo album è pronto da un po' di tempo, quindi non vedeva l'ora di venire alla luce. E praticamente è successo che durante insomma, il periodo di confinamento che abbiamo vissuto, nel quale non sappiamo se dire il primo o il secondo in questi giorni, esatto, lo capiremo. Però riascoltando il disco ho sentito il testo soprattutto di Mosaico e ho detto caspita, sembra che l'abbia scritto adesso, anche se non è così, no? E quindi pian pianino ha cominciato a salire, insomma, mi si è messo in testa, ma se fosse Mosaico il primo pezzo con cui esco, che anticipa il disco, ma se fosse Mosaico che racconta del, no, che siamo la parte migliore di questo universo che sembra cadere, che io ci credo veramente, e allora pian pianino si è imposto su tutti gli altri brani per, insomma, per questo messaggio che porta con sé, che mi sembrava come dire un buon inizio per poi andare alla scoperta anche delle altre canzoni. Certamente non è stata una scelta né commerciale, come bene sapete, è stata proprio una scelta di cuore, pensando che magari in questo momento così difficile questa canzone potesse avere un suo piccolo spazio. Tra l'altro, Chiara, ascoltando questa canzone la settimana scorsa, noi ci siamo sentite almeno via messaggio, sì, e sentendola io ho detto ci sono anche tanti aspetti. Noi abbiamo accompagnato anche Chiara in questi anni, lei ci ha proposto tanti dei suoi brani, così come ci ha proposto anche tanti brani di artisti che l'hanno suggestionata, ispirata, insomma ci ha veramente tenuto compagnia con la sua musica. Io ascoltando questo brano ho sentito una Chiara diversa rispetto ad altre sue produzioni, diciamo, del passato, ma pienamente Chiara, cioè non so se è paradossale dire questa cosa, ma io ho sentito te pur nella diversità, come se ci fosse una crescita, uno scalpitare verso anche qualche cosa di nuovo, e come se avessi un po' cambiato la pelle per poi comunque essere te stessa. Sì, allora innanzitutto per quelli che ci vedono in video, io sto continuando, è emozionata. No, non sono emozionata, è che veramente mi stanno lacrimando gli occhi. Quindi siamo faccio qui, questi tic tipo. Siamo qui chiusi nello studio con tutto questo igienizzante che c'entra in gola negli occhi, per cui insomma è perfetto. Fantastico. Vabbè, comunque sì, allora innanzitutto vabbè, sono contenta che tu abbia sentito queste cose. Sicuramente questo album ha degli elementi di novità che non avevo mai in qualche modo introdotto più di tanto, anzi ce n'è uno fondamentale che è l'orchestra, e cioè tutto l'album è suonato da un'orchestra vera, che è l'orchestra da camera di Rimini, diretta dal maestro Stefano Pecci, al cui interno tra l'altro ci sono anche delle mie compagne storiche, amiche del cuore, che suonano, per cui tanta gioia, tanti cuori, e quindi sicuramente questo può essere un elemento differente, nel senso che nel costruire questo album che poi andremo a sentire, cioè che andremo a scoprire quando uscirà, facciamo il regalo di Natale, questo sì. beh parliamone. Certo, quello che sicuramente volevo fare era allontanarmi da una sinteticità che non ho mai usato particolarmente, però in ogni caso avevo bisogno di andare a tornare a scoprire il vero, quindi anche l'arcata, il respiro e anche quella che può essere una lieve imprecisione data dall'umanità, no? Di un'arcata, per me era più importante di magari una perfezione data da un computer. Tutto sintetizzato, cioè qui c'è tutto sintetizzato, perché secondo me, per me era importante ancora di più, diciamo, affondare il colpo verso l'acustico, quindi verso quello che sono andata a concerti negli ultimi anni, in cui c'era molto poco di suonato sul palco, e questo mi ha sempre molto turbato, nel senso che io, quando vado a un concerto, io preferisco sentire quella canzone cantata e suonata che la canzone come me la fai sentire in radio, no? E anche, come dire, è anche il bello forse di andare a un live, di prendere un elemento in più, ma probabilmente
secondo me la pensiamo così in diverse persone, ma non siamo così tanti. E quindi e invece per me era importante andare a riprendere un po' proprio questi elementi di verità, di acustico, e forse le canzoni con questi vestiti anche importanti, se vuoi, no? Un'orchestra si sente, è stata arrangiata da Massimiliano Rocchetta, insomma ci sono stati... Hanno lavorato tanti amici anche. Ah beh, è un disco, sì, anche perché dai, dopo tanti anni le persone con cui lavori comunque diventano un po' come noi, no? Fanno parte della famiglia. Quindi la band che mi segue da 5 anni, 6, non li conto neanche più, che sono Michele Iaia, Massimiliano Rocchetta e Piero Simoncini, cioè per me veramente fanno parte del mio quotidiano, della mia famiglia, e quindi per me è bellissimo poter suonare e realizzare questo progetto, aver potuto realizzare questo progetto con loro. E in generale tendenzialmente sarebbe il caso sempre di circondarsi di brave persone quando si fanno questi tipi di lavori. Questo ovunque, comunque. Tanto sì, io vorrei dire anche a tutti coloro che ci seguono, ma che sicuramente hanno imparato ad apprezzare e a voler bene a Chiara in questi anni anche condivisi, che Chiara ci ha bene educato. Bene ricambiato. Sì, però Chiara ci ha educato anche a come nasce un pezzo, a quanto sia importante la musica. Quindi queste sue parole, per chi un po' ha seguito il suo percorso anche qui da noi, e l'educazione musicale che lei ci ha proposto, a noi che siamo veramente ignoranti, insomma, però credo che rispetto pienamente quello che ci stavi dicendo, cioè questo dove la parola entra sulla musica, ma che la musica ha tutta una sua forza all'interno di un brano. E secondo me in Mosaico, perché questo ho avuto il piacere di ascoltare, tra l'altro solo ascoltare, proprio mettendomi le cuffie, lo si sente tantissimo, anche questa parte musicale, cioè è bellissimo, d'aria a tutto il percorso, a tutto il viaggio che fa in quei minuti. E in più, tra l'altro, questo che abbiamo proposto è un radio edit. Chiaro. Per cui in realtà nella versione disco ci sarà una bellissima sorpresa. Ci sono delle sorprese perché ci sarà un'altra versione. Ah, vedete quante belle cose. E beh, d'altra parte le sorprese devono, perché poi altrimenti uno dice vabbè, questa l'ho già sentita. E no, perché perché se tu prendi l'album ci trovi un mosaico con qualcosa in più. Ma magari. Quando esce? Il 10 dicembre. Ah, 10 dicembre. Allora è giusto, facciamoci il regalo di Natale. Certo. Quest'anno tutti ci invitano a fare acquisti anche nei territori, sui luoghi, incentivando l'economia locale, e io direi che il migliore regalo che ci possiamo fare, musica, bellezza, un artista locale a cui vogliamo un sacco di bene, lo consiglio, Chiara. Grazie. Posso farti lo spot di Natale? Sì, certo, fallo tu, perché se lo faccio io non è carino, però sì, ci saranno anche vari pacchetti, se lo vuoi dire. Vari pacchetti, insomma, diverse possibilità, insomma, esatto. Ci sono tante anche. Ma poi quando uscirà l'album magari Chiara ce lo viene a raccontare. Ma certo, perché... assolutamente, ve lo porto fisicamente, perché diciamo che con questo primo album non solo metto un primo tassello in quello che saranno le produzioni discografiche di Musica di Seta, certo, no? Ricordiamolo. Che insomma la realtà che ho aperto, che è un'etichetta discografica, un magazine online, e quando si potrà, eventi ad hoc che stiamo... ragionando e preparando. Volete vedere la sua testa? C'è già il fumo che esce dalle orecchie, tante anche ne hai troppo in mente. Infatti di notte guarda dormo benissimo perché sono talmente stanca che proprio boom, mi cadi un sonno, 6 ore filate, mi sveglio fiorellino. No, stavo dicendo invece una cosa, che in realtà Musica di Seta ha tutta una serie di punti cardine che stiamo cercando di perseguire, tra cui c'è anche l'ecosostenibilità, ad esempio, no? Quindi anche questo album è realizzato in una maniera particolare che poi vi verrò a raccontare. Legata anche al packaging, quindi non vogliamo svelare troppo. Allora se faccio un gioco, ma non l'abbiamo concordato. No, metaforico, cioè io ti faccio delle domande, tu provi a rispondere legandoti, cioè avendo dentro di te mosaico che risuona, ok? Oddio, è un gioco difficilissimo. È facilissimo, proprio sono 3 domande facili. Se mosaico fosse un colore, visto che in questi giorni parliamo tanto di colori, Chiara, giallo. Ce l'hai subito così? Allora, se mosaico fosse una stagione dell'anno? Primavera. Fantastico. E se mosaico fosse una relazione, cioè una relazione, l'amicizia, l'amore, non so, qualsiasi cosa, anche i legami tra le persone, a chi lo vedresti addosso in modo particolare? Ha un'amicizia che non risente del tempo e della distanza. Quanto ti voglio bene, cara Chiara. Così, non aveva,
queste sono cose che invece... questa dai, sono... ce la potevo fare, avevo paura che fossero cose più complesse, perché così. Perdo no, ho perso, no. Non era un gioco, ma semplicemente una metafora per portare anche non solo la musica ma anche tutto ciò che ispira un prodotto come questo. Io vi consiglio di ascoltarlo, Mosaico. Grazie. Al momento lo ascoltiamo, poi vedremo anche un video prossimamente, insomma ci sono tanti sì. altri aspetti che andremo ad esplorare. Chiara, fai tu anche un invito a tutte le persone che ci ascoltano, a allora, tutti i tuoi amici di Tempo Reale. Gli amici di Tempo Reale che mi mancate un sacco. Allora, è uscita questa canzone una settimana fa, quindi si chiama Mosaico. Lo trovate sotto il mio nome, lo potete cercare su Spotify, che lo ascoltate, vedete se vi piace. Ma poi la cosa carina sarebbe da lì, se vi piace, andarlo a con 99 centesimi, 1,29 euro a seconda, cioè quindi andarlo a comprare in un digital store, così è vostro, ce l'avete sempre lì e contribuite anche in questo momento così particolare al non farci andare proprio in malora. No, è giusto, no? Ma assolutamente. Su Spotify abbiamo modo di ascoltare e capire quello che ci piace e poi dopo possiamo anche farlo nostro con un semplice click. È facile, costa veramente poco e vi dà invece tanto di più di quanto avete investito. Noi ce l'abbiamo, Mosaico. Infatti lo vedo. Allora dobbiamo capire, Matteo, cosa facciamo? Lo mettiamo in chiusura di trasmissione? Sì, perché appunto Facebook e quant'altro, per cui noi ce l'ascoltiamo insieme a Chiara qui in studio. Mosaico che in qualche modo fa il passaggio, così fai da testimone questa mattina con il tuo Mosaico tra noi e Faccio cose vedo gente, tra poco. Benissimo. Matteo Monarete, Max Alberici, insomma se rimani in famiglia e ci fai da sigla finale. Perfetto, e iniziale. Perfetto. Ti piace? Molto. Chiara, quando ci vediamo allora? Poco ci prima vediamo... del 10 dicembre. Va bene, sì, ma certo. Brava. Adesso concordiamo. Esatto, perché c'è una fitta agenda, è proprio difficile averla qua. Noi invece ti ringraziamo. Grazie perché a voi. Tra tutte queste cose trovi sempre il tempo per noi. Io vi ringrazio che mi pensate sempre. Sei sempre nel nostro cuore. Mosaico, Chiara Raggi, ascoltiamocelo insieme. Tempo reale. Tempo reale.